366 storie della buonanotte di Teresa Buongiorno, 1990, Arnoldo Mondadori editore. 10 settembre, vademecum per gente allegra. C'era una volta il barone di Munchausen, che volando in mongolfiere avvicinandosi troppo al sole, non finì a picco con il velivolo in fiamme, come toccò a Icaro, ma semplicemente riuscì ad arrostirsi il pranzo. O che, inseguito da un lupo, mentre viaggiava in slitta, si ritrovò col destriero divorato in un boccone dal lupo, che per quel boccone finì imbrigliato nei finimenti al suo posto. O che, viaggiava a cavalcioni d'una palla di cannone sparata di fresco. Per arrivare sulla luna si fece trasportare una volta da un ciclone, un'altra volta s'arrampicò su una pianta di fagiolo che era cresciuta fino ad avviticchiarsi a un corno del nostro satellite. Ti potrà sembrare che un personaggio più inventato di quello non ci possa essere al mondo, e invece è esistito davvero. Si chiamava Carl Friedrich Hieronymus von Munchausen, dei Rintellen. Nacque nel Brunswick nel 1720 e a 18 anni partecipò alla guerra russo-turca. Ritiratosi dal servizio a 40 anni col grado di capitano, si divertiva a raccontare le avventure della sua giovinezza colorandole alquanto, per un giornale satirico di Berlino, il Vademecum per gente allegra. Ma se il mondo conosce il barone di Munchausen è solo per merito di un tal Rudolf Erich Raspe, naturalista, geologo, matematico, bibliotecario, numismatico e gran filibustiere che per debiti dovette fuggire in Inghilterra, dove scrisse le sue storie e non osò neppure firmarle. Le tradusse in tedesco l'anno dopo un tal Bürger, 1786, e da allora il barone non fa che girare il mondo, in libro, in film e in cartone animato. Se vuoi imparare una parola che ha sapore di Munchausen è iperbole, l'esagerazione senza ritegno, la bugia strepitosa, così strepitosa che non è più neppure una bugia, è una forma d'arte. Spero che ti sia piaciuto questo video. Fammelo sapere selezionando il pollice all'insù. E se ti iscrivi al canale di Libri da Camera, potrai ricevere le notifiche di quando pubblicherò ogni prossima lettura.